Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi parliamo un po' del pastrone per le galline. Vi dico subito che sarà un video controverso, lo so, perché è un anno e mezzo che leggo sui vari gruppi di discussione, che parlo con persone che hanno galline, non c'è una ricetta uguale all'altra e tutti pensano di avere la ricetta giusta in mano, quindi riceverò delle critiche, però a me interessa poco perché ho visto che si può fare anche in questo modo, è un modo come un altro. E dopo scendiamo nei dettagli, adesso vediamo un attimino gli ingredienti principali, dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, partiamo dal pane. Questo è pane ammollato, sono dei panini duri che ho la fortuna di avere, vanno buttati. Io li metto a bagno una notte nell'acqua di cottura della pasta del giorno prima. Il giorno dopo li scolo bene, li strizzo, è molto strizzato. Poi cosa faccio? Siccome voglio darglielo caldo ma non bollente, rischio di fargli male, lo tengo un po' sul termosifone, giusto per stemperarlo un po'. Quindi abbiamo una temperatura di 30 gradi, insomma, dai, è fattibile. A questo io ci aggiungo alcuni componenti. Di fisso ho tre componenti qui. Poi quello che mi avanza in cucina, qui ho del cavolo nero cotto, che non ci andava più dopo il secondo giorno, qui ho delle mele che ho tagliato mezz'ora fa, stanno cominciando un attimino ad andare a male, sono mele che mi hanno regalato, erano da buttare anche queste, non biologiche, per questo ho tolto la buccia, perché nella buccia ci sono i peggiori veleni che voi possiate immaginare, quindi ho lasciato soltanto la polpa tagliata a tocchetti. Ora c'ho queste, se no avrei messo qualche altro tipo di frutto, quello che ho in casa. Poi ho la semola di mais presa al consorzio, queste le ho prese tutte al consorzio, del grano e della crusca. Eccola qui. Allora, nel frattempo che vi spiego un po' come faccio io, metto un pugno di tutto all'interno e comincio ad amalgamare. Allora, il pastone. Partiamo dal presupposto che nella tradizione contadina non è che c'erano i mangimi per le galline, eh? Quindi quello che c'era in casa lo si dava, il pane c'era sempre e lo si dava puntualmente. C'è anche da dire una cosa, il pane dei nostri nonni non è il pane di oggi. La farina è diversa, era meno raffinata, il lievito era diverso. Il pane, se vi ricordate o se qualcuno di voi ha qualche anno in più, mi ricordo che durava anche una settimana. Adesso i panini durano 24 ore, poi si buttano via perché diventano immangiabili, sono durissimi. Quindi questo ci porta a pensare che forse non dobbiamo darlo tutti i giorni, infatti è così. Io lo do una, massimo due volte a settimana il pastone alle galline. È solo nel periodo invernale e autunnale, quando fa molto freddo, insomma. Ho visto vari metodi per utilizzare il pane secco. C'è chi lo usa secco, tagliuzzato, cioè sminuzzato alla buona, e poi bagnato con il brodo, con l'acqua, con quello che è. E poi dato alle galline, c'è chi lo usa proprio secco secco, c'è chi lo usa molto bagnato, più bagnato del mio. Sono tanti i modi di fare, non c'è soltanto un verso. Ecco, quello che voglio dire, se avete in casa degli avanzi, vanno bene tutti, purché siano ancora commestibili. Ecco, i tre componenti di base, secondo me, non devono mancare, cioè le tre farine diverse o il grano. Poi quello che vi avanza, vi avanza. Ad esempio, però, le bucce delle mele, che non sono bio, io non gliele do. Le butto nell'umido, nella spazzatura, cioè nella raccolta differenziata, nell'umido, non lo metto neanche nei miei lombrichi. Voilà. Perché lo do solo un paio di volte a settimana? Perché tende a ingrassare il pane, questo pane qui tende a ingrassare. I miei non sono polli da carne, io non ci devo mangiare con le mie galline. Io mangio soltanto le uova, sono solo vaiole, quindi il fatto che diventino grasse non va bene, non va bene per le galline o vaiole. Devono avere sempre una linea un po' snella, ecco perché. A fianco a questo, ovviamente, hanno sempre le loro granaglie e hanno sempre l'acqua. Cambiate anche quella spesso. Voilà. Le critiche che potrò ricevere su questo video saranno sul fatto che il pane è troppo bagnato e andrebbe dato secco. Qualcuno lo dà secco perché dice che potrebbero avere problemi di digestione col pane così. Io onestamente sono 4-5 anni che lo do e non ho mai avuto alcun tipo di problemi, non ho mai esagerato però. Una volta lo davo un pochino più spesso, poi mi sono fermato un paio di volte a settimana, che secondo me è la soluzione migliore. Leggendo anche sui vari gruppi di discussione, un po' tutti, la maggior parte, fanno così un paio di volte a settimana col pane bagnato, inumidito. Se voi avete, come sempre, consigli da darmi, se avete altre esperienze, ma sicuramente sì, scrivetemelo qui nei commenti e provo anche le vostre ricette. Io comunque con questo sono sicuro che sfondo una porta aperta, perché tra un po' vedrete cosa succede. L'ultima variante, ho visto anche alcuni video così, ci sono persone che mettono a bollire il tutto,
pane secco, pane raffermo, verdure, frutta, tutto quello che è, lo mettono a bollire in un pentolone, scolano alla bella e meglio e poi danno tutto alle galline ancora caldo. Io onestamente non mi azzardo di fare una cosa del genere, è tiepido, questo saranno una trentina di gradi, 25 gradi, va bene così, fuori sono 0 gradi, quindi c'è già una buona differenza. Andiamo a darlo alle galline. Vediamo un po', dai, qua. Oh, va. La colazione dei campioni. Non ho messo l'aglio dentro, come faccio di solito, perché gliel'ho dato un paio di giorni fa. Anche quello glielo do un paio di volte a settimana. Non voglio esagerare, quindi va bene così, insomma. Buono, eh? Allora, fai il giro. Adesso mi sposto perché gli do fastidio. Adesso arriva la nera. Sì. È buono, eh? Va bene, dai, le lascio tranquille. Questa è soltanto una delle innumerevoli ricette, come vi dicevo prima, ognuno ci mette quello che vuole dentro, partendo dal pane. E purtroppo il pane non è quello di una volta, quindi bisogna fare un po' attenzione e dosarlo. Io ho messo 3 panini per 5 galline, le pagnotte normali, ho messo 3 mele, ma come vi dicevo la buccia l'ho tagliata bene in profondità così da evitare di dargli veleni. E poi avevo il cavolo nero e... Allora, i più temerari, leggevo su qualche forum, danno anche mezzo bicchiere di vino, soprattutto una volta si faceva per scaldarle, ma onestamente, ditemi se voi lo fate, io non lo faccio perché non so se le fa bene o meno. Questo parliamo del periodo invernale, eh? Dai, su questo bellissimo primo piano vi saluto, vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto il video mettete pure un like, vi ringrazio per questo. Se non vi è piaciuto mettete pollice in giù, va bene lo stesso, non mi offendo. Se avete consigli da darmi, anche critiche costruttive sono ben accette. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, così poi se cliccate sulla campanella rimanete aggiornati sui miei video e ci vediamo la settimana prossima.